Risaliamo in questo nostro itinerario e arriviamo nel Sassarese. Per affrontare forse uno dei più noti, più celebri monumenti romanici presenti nell'isola, e cioè la Basilica di Santissima Trinità di Saccargia. È un edificio importantissimo non solo dal punto di vista architettonico, anche qui probabilmente realizzato da maestranze pisane o comunque toscane, ma anche per il suo valore paesaggistico, perché l'inserimento in un paesaggio quasi incontaminato, la sua alta torre che svetta e questa appunto bicromia così accentuata, bianca e nera, ne fa uno dei simboli del romanico sardo, ma non solo sardo. È ricchissima di decorazioni, anche scultoree, con figure spesso mostruose che rimandano all'immaginario medievale, no? Di questi mostri che quasi si muovono, no? E che vengono incontro per intimorire quasi il fedele, cose che ricordano in qualche modo il nome della rosa, giusto per fare un esempio famoso, ma è ancora importante perché è uno dei pochi edifici che conserva un pregevole affresco medievale sempre nella zona absidale. Noi oggi apprezziamo le chiese romaniche per la loro pulizia, ma in realtà, molto probabilmente anche in Sardegna, la presenza di affreschi nelle murature era molto più frequente di quanto non è sopraggiunto fino a noi. Un altro capolavoro del romanico sardo lo troviamo a Olbia, nella Basilica di San Simplicio. Anch'essa sorge su un'area cimiteriale molto più antica, utilizzata dal primo secolo d.C. fino appunto all'epoca romanica. E si caratterizza intanto per questo paramento murario in granito, ma poi soprattutto perché ha una fascia superiore in mattoni cotti, che probabilmente si rese necessaria questa inserzione così in mattoni cotti perché già in fase di erezione della chiesa ci fu probabilmente un crollo, e quindi per alleggerire la struttura abbiamo questa fascia con gli archetti pensili addirittura appunto fatti in mattoni cotti. Probabilmente la chiesa in origine era stata pensata ad absidi contrapposte. Abbiamo un unico esempio in Sardegna di chiesa ad absidi contrapposta, che è il San Gavino di Porto Torres, anche se un capolavoro del romanico isolano. Probabilmente quello fu il modello, ma poi dopo invece si preferì fare una facciata, e quindi con una navata che è con abside dalla parte opposta. Passiamo ora nel Nuorese, per affrontare uno degli edifici, dei complessi architettonici forse più suggestivi, più importanti e anche unici in Sardegna dal punto di vista appunto religioso. Stiamo parlando del Santuario della Vergine dei Martiri. In realtà è un complesso legato ai minori osservanti, quindi ai francescani, con convento, basilica e oratorio di San Michele. Il tutto, e poi con attorno le cumbesias, che ovviamente dimostrano la presenza di un culto molto forte e che quindi è una struttura adibita proprio ad accogliere i numerosi pellegrini che arrivavano per venerare appunto la Vergine dei Martiri. Probabilmente il primo impianto è seicentesco, ma poi grandi stravolgimenti e ampliamenti si devono al Settecento, quando vennero chiamati a costruire, a ricostruire questo complesso architettonico degli artisti lombardi, milanesi alcuni, che crearono uno dei gioielli dell'architettura barocca, tardo-barocca, addirittura di barocchetto austriaco, in Sardegna. È tutto un gioco di movimenti quasi che ricordano l'architettura borrominiana, una ricchezza di stucchi, è tutto stucco dipinto, legno dipinto, che quindi finge il marmo, ma in realtà marmo non è, ma di grande forza visiva, proprio perché comunque tipico dell'architettura barocca, quello di meravigliare in qualche modo lo spettatore. Questo appunto è la finalità di queste
di questa architettura. Pensate che gli stessi architetti che poi che realizzarono il Santuario dei Martiri di Forni, poi si spostarono a Sassari per realizzare la facciata del Duomo di San Nicola. Con la stessa esuberanza decorativa, in qualche modo ad maiorem Dei gloriam, no? Come veniva detto allora.